quando in una località comincia una nuova attività di impresa, è sempre una bella notizia. Noi siamo felici di essere coinvolti perché sono segni che fanno sperare bene per la soluzione dei problemi che purtroppo l'Italia e in particolare la Liguria hanno, e siamo felici. Quanto la crisi si sta facendo sentire su questo territorio e cosa la Chiesa oggi può fare? Ma la Chiesa pensa di offrire il suo contributo, soprattutto a livello assistenziale, e succede che in questo periodo le esigenze aumentano, per fortuna cresce anche il volontariato e questo fa ben sperare. Che cosa vi chiede più spesso le imprese, che cosa vi chiedono più spesso i lavoratori? Ma i problemi dei lavoratori sono quelli di pagare l'affitto, sono quelli di arrivare alla fine del mese. E per quanto riguarda le imprese, noi siamo meno coinvolti direttamente perché non siamo in grado, però siamo contenti quando cresce la fiducia e quando aumentano i servizi. Una nuova attività come quella inaugurata oggi è anche un segnale verso i giovani. Ma direi di sì, perché il mondo del lavoro, se cresce, diventa un bene per le famiglie e in particolare per i giovani che hanno studiato e che non riescono ancora ad avere un posto che li tranquillizzi e che fa ben sperare per il loro futuro.